Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica Riders of the Lost Film. Questa volta andiamo indietro nel tempo di un pochettino, andiamo al 1979 quando uscì nei cinema di tutto il mondo Oltre il giardino, Being There, film di Alan Ashby con un incredibile Peter Sellers, ma troviamo nel cast altri due attori molto molto importanti per il film, che sono Shirley MacLaine e Melvin Douglas, che vinse anche l'Oscar per l'interpretazione come attore non protagonista. Ne parlo con grandissimo piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, io non dimenticherei anche Jack Warden, Beh, grande attore bene. degli anni 70, 60 e 70 nel ruolo del presidente, Sì, quindi molto, verissimo, hai insomma. ragione, perfettamente ragione. Siamo andati alla riscoperta di questo film incredibile, che a 40 anni di distanza ha ancora tanto da dire, ha ancora tanto da raccontare un po' della società, e perché amiamo Peter Sellers. L'avevamo già ripreso nella rubrica Riders, ancora prima di diventare famoso, diciamo, in rampa di lancio con La Battaglia dei Sessi, e l'abbiamo ripreso con il suo penultimo film, perché lui morì nel 1980. E di cosa parla Oltre il giardino? Parla di un giardiniere, il cui nome è indicativo, si chiama Chance, che ha passato tutta la vita a occuparsi appunto del giardino di un aristocratico, per cui ha lavorato per oltre 40 anni. Ovviamente il proprietario diventato anziano o muore, e lui si trova completamente smarrito. Chance è analfabeta, sa parlare veramente male. L'unica informazione che ha carpito sono tratte prese dalla televisione, perché nei suoi momenti di pausa guardava tantissima televisione, da cartoni animati a programmi televisivi. Siamo ovviamente negli Stati Uniti. E cosa succede? Che da un momento all'altro deve lasciare la casa come un vagabondo tristissimo. Cammina per i quartieri malfamati di Washington, e viene improvvisamente un giorno viene notato da Eva, che è Shirley MacLaine, che rimane stupita dalla sua eleganza, dalla sua umiltà, e lo avvicina e lo prende sotto la sua ala, e lo fa conoscere ovviamente al marito, che rimane ancor più colpito, perché il modo di parlare di Chance trasmette non solo una certa serenità, ma dei pensieri politici e sociali veramente innovativi. Aggiungo anche che Benjamin Rand, che appunto è il marito, è molto vicino al presidente, e lo presenta addirittura al presidente, e qua mi voglio fermare. Sì, effettivamente il penultimo film di Peter Sellers ha segnato poi insomma, uno dei punti più alti della carriera anche di Peter Sellers, perché non vinse l'Oscar No, quell'anno, ma vinse il Golden sì. Globe, però. Quindi insomma, un riconoscimento arrivò. Non era la prima volta, insomma, Peter Sellers lo abbiamo naturalmente apprezzato per i suoi ruoli comici, quasi distruttivi nei film di Blake Edwards, però l'abbiamo conosciuto anche come attore serio, perché nel ruolo di Humbert Humbert di Lolita, di Kubrick, insomma, il ruolo di Peter Sellers era notevole. No, non era quello di Humbert Humbert, scusatemi, ma era quello dell'amante di Lolita. Beh, comunque era un ruolo assolutamente serio. E qui lo si scopre in questo ruolo meraviglioso di Chance, che è un perfetto ingenuo, è una persona pura e che con la sua purezza scompiglia un po' tutto quanto. Ed è un film effettivamente che lascia il segno, perché è un film prevalentemente romantico. Ma di un romanticismo diverso da quello che noi immaginiamo. E tra l'altro, Al-Ashby, che non è un grandissimo regista, No. perché nella sua carriera lui ha una carriera costellata
più da grandi film montati più che diretti, però c'era un altro film di Al Ashby che aveva avuto successo in quegli anni e che ricalcava un po' come atmosfera, che erano Harold e Maude, che ricalcava un po' le atmosfere di questo Being There Oltre il Giardino. E quindi anche il tocco di Al Ashby, che forse anche lui raggiunge una delle sue vette con questo Oltre il Giardino, segna un'epoca e è un film che deve essere visto. Assolutamente. Per certi aspetti, mi permetto di dire, anche un po', anche se lo scopo è diverso, un antesignano di un Forrest Gump per alcuni elementi, perché poi Zemeckis fa di Forrest Gump un altro, diciamo, strumento narrativo storico. Quello che è interessante di questo film è, secondo me, la critica sociale che viene fuori dal personaggio Chance, che si presenta come Chance il giardiniere, perché si trova catapultato in un mondo completamente agli antipodi della sua quotidianità. E soprattutto quello che stupisce è come una persona che non ha assolutamente, diciamo, competenze, preparazione, arrivi a un punto così, così alto. Non voglio entrare nel dettaglio. E poi c'è una proprio critica contro anche, secondo me, il sistema sociale e televisivo americano. Lo si nota più nella seconda parte del film. C'è proprio una critica di un sistema, tra l'altro, che non riesce a... Perché poi, apro una parentesi, questo Chance il giardiniere che viene invitato in TV, tutti vogliono sapere chi è la cosa, ma tutti, intendo anche l'FBI, si arriva anche, vogliono sapere chi è e nessuno riesce a trovare una risposta. Ed è, secondo me, cioè, da riflettere su questa cosa. Aggiungiamo anche che il film è tratto da un romanzo che si chiama Presenze, scritto da Jerzy Kosinski, ed è un film anche di grande atmosfera. Il romanticismo che dicevi tu, Pierpaolo, si trova anche nei luoghi, anche nella desolazione di cui ogni tanto lui è solo protagonista, ed è un film sensazionale, un grandissimo, secondo me è un capolavoro, ecco. Ah, sicuramente. Ho una curiosità su Jerzy Kosinski, perché lui è uno scrittore polacco che ha scritto pochi romanzi, o perlomeno pochi tradotti. Il suo Presenze, tra l'altro, è sparito dall'Italia, è stato tradotto, ma poi insomma non si trova quasi più. Lui è diventato famoso per un altro romanzo che è stato considerato forse anche uno dei migliori romanzi del Novecento, che era L'uccello dipinto. Ma la cosa è che lui era un amico di Polanski, molto intimo, e la sera in cui massacrarono Sharon Tate a Beverly Hills, lui era atteso alla villa, perse una coincidenza aerea e quindi non arrivò mai in quella sera. Bellissimo, bellissimo aneddoto, ottimo modo per chiudere questa puntata di Riders of the Lost Film, che appunto è dedicato Oltre il Giardino, che vi consigliamo calorosamente di vedere. Come sempre, grazie Pierpaolo, ciao a tutti, alla prossima.